Le favelas, nel punto esatto dove loro vedono comunque la Baia di Rio. Vedono comunque un bel panorama, ma solo quello, perché poi fondano questa miseria su una forte contraddizione, sulla ricchezza di Rio e su una povertà incredibile, che noi neanche immaginiamo, condivisa non da migliaia di persone, ma da milioni di persone. E dove viene fondata questa miseria? Sui cumuli di immondizia, sulle discariche e sulle fogne a cielo aperto. Loro sono consapevoli di questa miseria e cercano di camuffarla in qualche modo. In che modo? Colorando molto le abitazioni, chiamiamole abitazioni, con colori vivaci, oppure pitturando sulle pareti dei murales, tipo quello, gli occhi, o murales veri e propri. Gli occhi hanno un significato molto importante, perché noi ci relazioniamo attraverso gli occhi. E cosa vogliono dire in questo caso? Vogliono dire: noi vorremmo vedere un mondo diverso, oppure osservateci, guardate in che mondo viviamo noi. C'è anche un altro aspetto. Voi potete vedere che su molte case ci sono delle scritte, sia qua che in fondo laggiù. Non ha importanza quello che c'è scritto, ma ci sono queste scritte perché c'è gente sensibile che parla di questa vergogna umana. E nella fattispecie, per ciò che riguarda il Brasile, c'è un poeta, il poeta Paulo Coelho, che parla di questa miseria. E quindi, essendo un poeta famoso, fa da cassa di risonanza affinché questo problema non cada nell'oblio. C'è un'altra scritta che vedete là, quella parete bianca là, vedete, c'è una parete bianca con delle scritte e c'è un manifesto rosso con un bambino disegnato in modo infantile che sta suonando un tamburo. In realtà quelle sono le parole di una famosissima canzone di Natale brasiliana, quindi in lingua portoghese, che parla di un bambino che possiede solo un tamburo. Ha solo quello nella vita, non ha mai posseduto altro, e quindi il tamburo cadenza la sua vita. Lui vive in simbiosi con il tamburo. Il tamburo gli dà da mangiare perché suonando il tamburo riceve l'elemosina. Sa della nascita di Gesù e allora lo vuole conoscere. Inizia a cadenzare i passi col tamburo e cammina per ore, per giorni, per settimane, fa centinaia di chilometri fino a che arriva alla grotta di Betlemme. Per la stanchezza cade e sviene. Quando si riprende rimane comunque stupito, perché si rende conto che questa grotta è piena di doni. Ognuno a suo modo, in modo povero, aveva comunque lasciato qualcosa a Gesù. Lui ci rimane male, dice: mannaggia Gesù, a me dispiace, io sono venuto qua per conoscerti, per avere una parola di conforto, so che tu sei amico dei bambini e quindi a me mi piaceva che tu diventassi mio amico, che non so niente purtroppo, mi dispiace, io no. Senti Gesù, guarda, senti, ti regalo il tamburo, ti do il mio tamburo, io non so nient'altro, guarda, te lo do volentieri e ti do questo tamburo, accettalo. Ma Gesù che cosa gli può dire? Non ti preoccupare, questo è il più bel dono che ho ricevuto, perché ti sei tolto tutto quello che c'avevi e l'hai donato a me. Questo è il succo di questa canzone, la morale. Qua però potete vedere che, unendo il sacro al profano, in quanto il Babbo Natale è un personaggio profano, vedete che comunque vicino alla camionetta dell'Unicef sta distribuendo i doni ai bambini poveri. Vedete bambole di pezza, orsetti, giochini. Detto questo, qua dobbiamo anche vedere che dove c'è il degrado c'è la miseria più assoluta, ci sono cumuli di immondizie, potete vedere maiali che grufolano nell'immondizia, ma anche animalacci. Qua vedete che è pieno di topi, vediamo se riusciamo a illuminarli, ecco qua, qua vedete dei topi, oppure qua, sui tetti delle favelas, lungo le fogne. Qua ne vedete uno che è abbarbicato sopra un barattolo. E qua vedete un barattolo che contiene il veleno per topi. La natività. La natività in realtà non è una natività, ma è un presepe vivente, nel senso
che la popolazione delle favelas dedica una parte delle favelas alla celebrazione della Notte Santa e quindi si veste e fa il suo presepe vivente. O Povo do Rio, il popolo di Rio dedica alla Natività di Nostro Signore. Vi ho detto tutto, questo presepe andrebbe visto la sera perché ci sono tutte le fasi del giorno e della notte. Potrete vedere tanti fili che pendono da una casa all'altra, da una baracca all'altra. Questo perché? Perché loro rubano la corrente dalla linea aerea. E qua potete vedere addirittura un bollitore dell'acqua per produrre appunto l'acqua calda. E qua dietro al muro, c'è il magazzino alimentare, generatore di corrente, tutto quello che può essere un magazzino alimentare. Infine, c'è la firma della povertà e si trova dietro questa tenda ed è l'effigie di San Francesco d'Assisi. Questo è tutto e grazie.